Dio, non attender che Dio su te discenda e che ti dica sono. Senso alcuno non ha quel Dio che afferma l'onnipotenza sua. Sentila tu, nel soffio ond'ei ti accolmo, da che respiri e sei, quando, non sai perché, ti avvampa il cuore, è Lui che in te si esprime. Ecco, questa storia d'amore, in realtà, con lui, Salomè, fu di breve durata. Però quelli furono anni molto intensi. Ci fu una sovrabbondanza di esperienze. I due sono rimasti legati, hanno viaggiato insieme. Addirittura anche quando lei si è sposata e aveva un marito, sono rimasti insieme. E lui l'ha raggiunta, quindi ha viaggiato con lei in Russia, anche nella patria di origine di Lu von Salomè. E infatti in Russia ci fu l'occasione per Rilke di incontrare Tolstoi. Rilke rimase colpito da ciò che aveva appreso dalla letteratura russa in quel periodo. Dai suoi viaggi in Russia è nato un nuovo libro di poesie. Il libro si intitola Das Stundenbuch, che vuol dire il libro delle ore. È un titolo che in un certo qual modo già ci fa capire anche la tensione religiosa che c'è in queste poesie. Lo scrisse, dicevamo, verso la fine del secolo precedente, ma poi fu pubblicato solo nel 1905. Rifletteva il suo tempo trascorso in Russia, fecondo per i rapporti non solo con Salomè, ma anche con Nietzsche, che sappiamo anche lui era legato a lui, Salomè. Leggiamo una poesia, ad esempio, da questo libro. Cerchi che si tendono sempre più ampi, cerchi che si tendono sempre più ampi sopra le cose e la mia vita. Forse non chiuderò l'ultimo, ma voglio tentare. Giro attorno a Dio, all'antica torre, giro da millenni. E ancora non so se sono un falco, una tempesta o un grande canto. Ecco, come vedete, in questa breve poesia si intuisce questa sua tensione verso l'alto, diciamo, verso il divino, giro attorno a Dio. Leggiamo adesso invece una poesia sempre tratta da questo libro, in cui Rilke descrive un po' la sua angoscia. Ich bin du Ängstlicher. Ich bin du Ängstlicher, paura. Hörst du mich nicht mit allen meinen Sinnen an dir branden? Non mi senti picchiare su di te con tutti i miei sensi? Meine Gefühle, welche Flügen fanden? Umreisen weist dein Angesicht. I miei sentimenti, che hanno trovato le ali, circondano il tuo bianco volto. Siehst du nicht meine Seele, wie sie dicht vor din in einem Kleid aus Stille steht? Non vedi la mia anima in piedi vicino a te in un abito di silenzio? Reift nicht mein meiliges Gebet an deinem Blicke wie an einen Baum? La mia cara preghiera non matura nei tuoi occhi come su un albero. Wenn du der Traumer bist, bin ich dein Traum. Se sei il sognatore, io sono il tuo sogno. Doch wenn du wachen willst, bin ich dein Wille und werde mächtig aller Herrlichkeit. Ma se vuoi vegliare, io sono la tua volontà. E divento potente in tutta la gloria. Und runde mich wie eine Sternenstille, e intorno a me come una quiete stellata, über den wunderlichen Stadt der Zeit, sulla meravigliosa città del tempo. Leggiamo adesso un'altra poesia, sempre tratta da questo libro delle ore. Il risveglio del vento, si intitola la poesia. Questa volta il titolo ha, come dire, non corrisponde solo ed esclusivamente al primo verso. Mi sono risvegliato, come solo mi accadeva da bambino, così sicuro e fiducioso,
dopo ogni notte, ogni angoscia, di poterti nuovamente contemplare. Io so, se appena il mio pensiero ti misura, quanto profondo e lungo e quanto vasto, ma tu sei, sei e sei, e il tempo trema attorno a te. Come vedete, le poesie di questo libro delle ore, di questo student book, già ci dimostrano Stundenbuch, ci dimostrano il valore, insomma, il fascino della poesia di Rainer Maria Rilke.